try to go, go somewhere, somewhere I am losing my mind, somewhere I am losing my tutti. Ci troviamo a Casarza Ligure per una gara di trial che si svolge ogni anno, è la sesta edizione questa della Mulla. E, davanti a noi abbiamo il presidente dell'associazione Moto Club di Casarzese, di Stella Corse, che è il signor Malatto Andrea. Abbiamo il nostro sindaco di Casarza Ligure, che è Muzio Claudio, che abbiamo già menzionato nell'intervista con Radio Club Tigullio, è molto attivo. Abbiamo l'assessore al turismo, che è la signora Mirella Biasotti, e il vicepresidente, che è Baroni Federico. Questa gara, diciamo, come dicevamo, è la sesta edizione. Ecco, io volevo sapere come è nata la vostra associazione, che storie avete, cioè che progetti avete di raggiungimento, se volete ampliarvi in tutto il territorio della Liguria. E da parte dell'amministrazione comunale, che è molto impegnata da parte dell'amministrazione comunale, volevo sapere un vostro parere, perché vedo che anche siete molto impegnati anche turisticamente a far conoscere Casarza Ligure, perché so che qui molto spesso ci sono molte gare, tra un po' ci saranno anche le bici. Ecco, e, niente, lascio a voi la parola, e se volete intanto presentare l'associazione. Volentieri introduco brevemente la nostra storia. Il Motoclub è un'associazione assolutamente locale, nata qua a Casarza Ligure 30 anni fa, quindi siamo un traguardo piuttosto importante e siamo anche, devo dire, alla seconda generazione di associati. È nato con delle tradizioni legate al fuoristrada e continuiamo su questa linea cercando di far crescere i giovani per quanto riguarda diciamo, l'attività sportiva, ma soprattutto l'educazione di quello che può essere il piacere il rispetto della natura, valori in cui noi crediamo e fondiamo la nostra attività. Volevo semplicemente fare una precisazione per quanto riguarda, diciamo così, la denominazione della nostra manifestazione. In realtà si tratta di una, noi le chiamiamo Mulla Trial, sono delle moto escursioni, quindi sono delle giornate non agonistiche in cui ritroviamo appassionati di tutte le età, dal giovane neofita all'appassionato ultra settantenne, vi facciamo conoscere il nostro territorio, anche le nostre frazioni, quindi andiamo a scovare anche gli angoli più belli della nostra comunità e cerchiamo di vivere insieme una giornata dedicata allo sport, che è la nostra passione, ma anche diciamo, alla natura che ci circonda. Siamo alla sesta edizione, è nata un po' per gioco, ci abbiamo sempre più creduto, finalmente anche a Casarza abbiamo anche una buona ricettività per quanto riguarda il bed and breakfast, speriamo di aver accontentato anche i vari operatori del settore.
volevo semplicemente aggiungere che a corollare della nostra attività, 3 anni fa, grazie anche all'amministrazione comunale, siamo riusciti ad allestire un park permanente qua a Casarza, che serve ad allenare, a essere un volano del nostro sport. Cedo la parola al primo cittadino, il signor Claudio Muzzi. Grazie, io poco da dire se non un grande ringraziamento a questi ragazzi per la passione che mettono e per il lavoro che fanno anche in termini di volontariato, voglio ricordarlo. Purtroppo il loro sport viene letto spesso in maniera negativa, ma questo viene fatto da chi lo analizza in modo non approfondito. C'è una grande passione per l'ambiente, io vedo come loro si comportano, come loro tengono a mantenere i corsi che appunto utilizzano e soprattutto la disponibilità che danno all'amministrazione comunale, ma alla nostra comunità, ogni qualvolta c'è da pulire un sentiero piuttosto che da intervenire in una situazione di bisogno. Quindi noi difendiamo questo sport, difendiamo a denti stretti e anche in ragione della storia che c'è dietro un evento come questo, una storia antica che riporta alla nostra memoria la figura di Stefano Gianelli, che è stato un ragazzo, un grande appassionato, che purtroppo è scomparso prematuramente tanti anni fa, a cui abbiamo intitolato. E il motoclub riporta proprio il suo nome. È un modo per ricordare lui, un modo per rinnovare quella storia, ma anche per guardare al futuro. Ricordo volentieri, e riprendo le parole di Federico, il Trial Park, che è una struttura non molto grande ma straordinariamente importante dal mio punto di vista, perché offre ai giovani una possibilità diversa di poter fruire di uno spazio attraverso uno sport che apparentemente è di nicchia, ma poi quando si fanno manifestazioni come queste raccoglie tanti appassionati. E l'altro aspetto dal mio punto di vista straordinariamente importante è che, ad esempio, la mulattina non è una gara ma è un'escursione motoristica, se così lo posso fare, un modo per conoscere i nostri luoghi, le nostre bellezze. Noi abbiamo alcune zone che sono straordinarie e che meritano di essere promosse. Casarza cerca, con le poche possibilità, con le anche tante difficoltà economiche che attanagliano i comuni, di fare la propria parte, e lo fa proprio attraverso il coinvolgimento delle associazioni, perché il comune da solo non riuscirebbe. Lei immagina organizzare una cosa come questa se non ci fosse il volontariato, la passione. Io voglio citare Angelo, che non è qui con noi, è qui con la macchina fotografica, ma prego Angelo. Angelo, vieni, vieni, vieni un attimo. Prego, Angelo, sì, una presenza. Angelo, dai, giusto. Lui è uno che lavora nell'ombra, lo tanto lavoro, una cosa incredibile. In regione, provincia, le carte. Lui è il signor Angelo Perroni. Sì, uno dei promotori, insomma, della società, è un grande appassionato, anche uno storico tra l'altro di Casarza. Quindi c'è un coinvolgimento generale di giovani e meno giovani che consente di poter fare una manifestazione come questa, come si farà il 31 di maggio. La manifestazione, ne parla magari più approfonditamente l'assessore Biasotti, delle mountain bike. Quindi sì, il 31 marzo c'è un altro appuntamento, maggio, 31 maggio c'è un appuntamento qua a Casarza per le bici di mountain bike. So che parteciperà anche Bici Camogli. Sì, è uno dei soggetti organizzatori, comunque poi ne parlerà l'assessore Biasotti. Ciò che voglio dire è che ritengo sia importante, noi nel 2010 abbiamo partecipato ad un progetto sulla ricettività diffusa della regione Liguria, abbiamo ottenuto un finanziamento rilevante che è andato in parte a beneficio anche dei mercati privati, quindi si è costruita una rete tra Casarza Ligure e Castiglione che è in grado di dare un'ospitalità a dei prezzi contenuti, comunque oserei dire concorrenziali rispetto alla qualità dell'ambiente, a chi voglia venire. Quindi è anche un modo di valorizzare il territorio, perché abbiamo delle zone bellissime e naturali che non sono ancora devastate dal cemento, per cui è meglio valorizzarle queste. Io ne cito tre a proposito. Una è Monte Tregin, che è una cosa straordinaria, lì c'è un lago antico preistorico, il lago Rocca Grande, e è una risorsa che attrae molti appassionati che appunto fanno escursioni, lo vanno a visitare. Abbiamo il mausoleo dello scrittore Fracchia, che è un'architettura, un monumento
del 1953, dell'architettura post-fascista, molto interessante. Abbiamo la casa addirittura dove nato Sant'Agostino Rocelli, quindi sono tante le cose che si possono vedere a Casalza Ligure, al di là dei servizi, delle zone sportive che appunto il Comune è in grado di proporre. Quindi diciamo Sindaco, Teleturchino si impegna a seguire i vostri eventi qua a Casalza Ligure, eventualmente io mi terrò in contatto con l'assessore, la signora Mirella o con le associazioni o con lei, qualsiasi evento che voi svolgete per promuovere il turismo nel territorio, promuovere le nostre bellezze, diciamo noi siamo presenti. Ecco. Noi vi ringraziamo e contiamo sulla vostra presenza perché le cose belle ci sono, farle conoscere è altrettanto importante perché se non si conosce... Potrebbe essere anche uno scambio in Liguria, no? Cioè il Ponente e Levante, Levante e Ponente, sì. Ecco. Noi siamo visti anche nel Basso Piemonte al confine con l'Emilia Romagna e collaboriamo con altre TV comunitarie come noi che sono associazioni dove loro mandano i loro filmati a noi, noi mandiamo i filmati a loro, quindi siamo visti anche in Lombardia, siamo visti un po' in tutta Italia fino nel Lazio. Abbiamo una collaborazione con altri ragazzi come noi che ci facciamo conoscere, ecco, quindi non è che rimane solo circoscritto alla Liguria, ma girano, i video girano. Ecco. Bisogna fare sistema perché se non si fa sistema e non si allarga il fronte, è chiaro che rimane tutto in un alveo molto, molto contratto e molto ristretto e quindi però insomma siamo contenti che siate qui e speriamo che oggi il tempo ci assista. Io vorrei fargli due parole a Angelo che è molto. No, non sì, dire niente. Sì, sì. Angelo, un pensiero sulla gara, un tuo pensiero, semplicissimo. Come pensiero io direi che siamo contenti di essere riusciti ancora quest'anno a farla e proseguire sicuramente. E la soddisfazione più grande è quella di far vedere anche certe cose, ne cito tre, una vecchia croce, un vecchio mulino del Settecento e una vecchia fornace che proprio vicino ai sentieri dove passeranno i piloti possono osservare queste cose pulite da noi e ristrutturate per farle vedere appunto a chi non solo va in moto ma anche a chi fa escursionismo che passerà su quei sentieri. Benissimo. Vogliamo dare la parola all'assessore? Ci parlo magari della manifestazione del 31 maggio. In merito alla manifestazione del 31 maggio è una gara a livello nazionale proposta dall'associazione Bici Camogne e è in atto l'organizzazione, sarà la presenza di circa 200 allievi, quindi sarà un evento grandissimo nel quale vengono coinvolti tutti i nostri bed and breakfast, quindi tutte le strutture in grado di Casalza Ligure e Castiglione di dare l'ospitalità, non solo, saranno coinvolti tutti i nostri ristoratori, quindi questo sarà un'occasione per poter far lavorare il nostro territorio e farlo conoscere al meglio. Per quanto riguarda la manifestazione di oggi, posso che riconfermare le parole del nostro sindaco, grazie di cuore all'associazione che promuove il nostro territorio e la sua. Benissimo. Il presidente dell'associazione. Un messaggio ai giovani. Sì, ringraziare i giovani che sono tantissimi nel nostro club, ci hanno dato una mano, soprattutto Diego che si è impegnato tantissimo in questa manifestazione e tutti i ragazzi che hanno lavorato per farci riuscire a organizzare questa manifestazione. Grazie. Prego. Diciamo due parole a questi signori. Prego. C'è Don Pino. Questo signore è il parroco. Ecco. Bene, allora che cosa faccio? Da una benedizione? Noi vediamo la comunione, siamo i tre al Marti. Ci potete trovare su internet, facciamo un po' di show, diciamo un po' di divertimento. Siete voi, ripeta bene. Trial Marti Camaiore.
E dove siete? Di Camaiore. Di Camaiore. Versilia. Versilia, perfetto. Poi ci lasciamo un biglietto. Ok. Perfetto. Si va anche per... si va a Versilia. Perfetto. Grande. Grande. Grazie. E dunque, allora eravamo, riprendiamo. E, avete altri eventi? Avete altre cose? Informateci sul territorio. Che cosa avete in programma di fare oltre che le bici? Ecco. Sono, allora, ci avremo due marce escursionistiche, una il 1° maggio rivolta verso la zona di Novano e una il 2 giugno che coinvolgerà tre, diciamo, nostre frazioni, Verici, Cardini e Vapore. Poi altre manifestazioni avremo grosse qua a Casalzarega, avremo la Sagra del Calamaro, il Critical Wine, molto, è la quinta edizione del Critical Wine, è un evento grossissimo al quale teniamo in particolar modo, che verrà svolto a giugno. Altre manifestazioni, quest'anno avremo anche una serata gastronomica che faremo nella una delle zone centrali di Casalzarego e Viannone in collaborazione col CIPA. Comunque la stesura del piano, diciamo, delle feste è ormai in fase di conclusione e poi daremo molta risonanza alle nostre feste, nelle quali sono, questo tendo a sottolinearlo, sono organizzate per la stragrande maggioranza da associazioni che mettono parte del loro tempo a disposizione per la cittadinanza e soprattutto per la salvaguardia del territorio. Grazie. Grazie a voi. In particolare per le marce c'è stata una grande collaborazione del motoclub, perché la pulizia dei sentieri, l'intervento sui sentieri che se non si mantengono, purtroppo non consentono più il passaggio, vengono invasi dai rovi, è possibile, come dicevo all'inizio, grazie all'azione di volontariato, di strutture, di associazioni come quella che oggi organizza la Monotrina. Quindi davvero a tutti voi, Presidente, Vicepresidente, ai giovani, insomma, che sono qui con noi ma che sono anche seduti per l'iscrizione, un grande ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale e l'invito a non volare nonostante le difficoltà che potrebbero arrivare, perché purtroppo io dico il nostro sport, anche se io non lo pratico, ma lo sento mio per la storia che ha. È uno sport che va difeso nei modi giusti, nelle sedi opportune, ma soprattutto va fatto capire a chi ci ascolta cos'è davvero, e quindi che il giudizio non deve essere un pregiudizio, ma deve analizzare i fatti, valutarli assolutamente e non confondere chi vuole fare dell'ambiente un luogo di ritrovo e di rispetto con chi invece l'ambiente lo vuole deturpare e se ne approfitta. Ecco, questa distinzione credo ci aiuterà molto a distinguere meglio e a capire meglio il significato e il valore del trial e dello sport con la moto in generale. Bene, allora a questo punto io voi avete qualcos'altro da aggiungere? Noi rinnoviamo se possibile questo appuntamento, vogliamo che sia una promessa, come dicevo prima cerchiamo di trasferire questi nostri valori e questo nostro entusiasmo ai più giovani. Qua ne ho un esponente, l'abbiamo visto praticamente nascere, adesso è diventato uno delle persone che ci aiutano assolutamente, un promotore importantissimo di questa manifestazione. Con questo, insieme al Presidente Andrea, salutiamo tutti gli appassionati a cui auguriamo una buona giornata e un arrivederci alla prossima edizione. Bene, allora io vi dico che è tempo di fare la sigla, montarlo, andrà prima in onda nella mia TV, in internet, che è il Graffio di Monica Riccioni. Dopodiché verrà mandato in onda su Teleturchino. È una promessa, qualsiasi evento nella zona saremo presenti, sia come TV, internet, il Graffio di Monica, e sia come rappresentante di Teleturchino. Vi ringrazio tantissimo della vostra disponibilità. Grazie, mi spiace. C'ho il gobbo dietro, si chiama così in regia. Ringrazio tutti e alla prossima. Grazie, ciao al Graffio!